Assegnati ieri sera i premi Ischia di giornalismo, riconoscimenti tra gli altri al TG1 per le videochat di Vincenzo Mollica sul nostro sito e a Sara Varetto per i 10 anni di Sky TG24. Vediamo com'è andata con Enrico De Oringer. Ancora una volta Ischia, grazie alla 34esima edizione del premio di giornalismo ideato nel 1980 da Giuseppe Valentino, si conferma un crocevia internazionale dell'informazione, focalizzando quest'anno l'attenzione dei media sul dovere di informare e il diritto di conoscere. All'Acquamino la cerimonia di premiazione condotta da Paola Saluzzi sulle note di Edoardo Bennato, dove il premio Ischia internazionale di giornalismo è andato a Francesco Guerrera, editorialista del Wall Street Journal, per le sue approfondite analisi finanziarie, mentre il premio Ischia per i diritti umani è stato vinto dalla giornalista messicana Lidia Cacho Ribeira, più volte minacciata di morte per le sue inchieste sulla pedopornografia e sugli omicidi ed abusi di donne di Ciudad Juarez. A Luciano Onder del TG2, direttamente dalle mani del segretario del premio Ischia, Carlo Gambalonga, il premio alla carriera per 33 anni di divulgazione scientifica. Ad un emozionatissimo Vincenzo Mollica del TG1 il premio per l'innovazione, mentre il premio Ischia per il reportage dell'anno è andato ex aequo alla vaticanista Franca Giansoldati del Messaggero e al fotografo dell'ANSA Alessandro Di Meo, autore della foto del fulmine che colpisce il Vaticano dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI.